Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di MotoGP 22. Non hanno ancora aggiornato le moto, quindi io direi che continuiamo anche oggi, come da vostra richiesta, la Nine Season 2009, che ci sta interessando, ci permette di rivivere cose storiche, di provare varie moto, vari piloti di qualche anno fa e di divertirci, nonché prepararci in effetti alla guida per quando potremo in effetti continuare la carriera in maniera più appropriata con le nuove moto e quant'altro. Perché ok, abbiamo visto come l'ambiente è il solito, addirittura con le moto dell'anno scorso non ha molto senso farla adesso. Abbiamo imparato a nostre spese, diciamo così, l'anno scorso che buttarsi a capofitto in una carriera col gioco che deve ancora subire cambiamenti e cose varie non fa altro che peggiorare. Quindi Callio l'avevamo già sbloccato, oggi però andiamo a Jerez. Jerez che, attenzione, ma negli altri lo diceva? Sì, tre episodi. Due episodi. Vabbè, magari saranno un po' più lunghe. Beh, ricordi, Valentino, due parti. Alla prima curva il trio... Ah, due parti forse dell'episodio 1. E poi una parte qua. Ok, alla prima curva il trio... Valentino si basta poco più di un giro per infilare Lorenzo. Dopo poche curve il numero 46 mette nel mirino anche Stoner e Pedrosa. Immagino che dovremmo mettere nel mirino anche noi. Vediamo che ci dicono. Belle anche le musiche, tutto, eh? Ecco la classifica. Come è normale che sia, Jorge Lorenzo è entusiasta della sua vittoria in Giappone. Il suo compagno di squadra ovviamente non lo è. Lorenzo si ritiene allo stesso livello di Valentino Rossi e intende dimostrarlo. Nel 2009 la sua tuta richiama lo stile di quella del campione del mondo. Una gamba della tuta di Rossi è colorata con il suo tipico questo giallo. Ce l'eravamo già spoilerato. Nel 2009, in realtà Lorenzo corre con una tuta con una gamba rossa. Mo dice del casco. Lo spagnolo ha aggiunto anche un altro tocco in stile Rossi. Il casco dell'italiano è decorato con un sole e una luna. Il casco di Lorenzo nel 2009 ha un'aureola e corna da diavolo. Molto giochi bene. Psicologici. Eccoci qua. Gran Premio di Spagna. Fan in delirio sotto al sole dell'Andalusia. Credete sia unbelievable. If there is one track to take some risk to win, is Jerez. It's a great track, a lot of crowd. We hope for a good weather and we hope for a good show. Jerez è una bellino delle piste preferite di Rossi. Qui ha vinto 7 volte, ma in qualifica non ha il passo. Parte quarto in griglia. In pole il compagno di squadra. Dietro Lorenzo, a un millesimo di secondo, il suo rivale spagnolo, Dani Pedrosa. Tutti e due vogliono vincere. Per quanto siano entrambi spagnoli, loro non sono amici. Quando Pedrosa vinse il Gran Premio di Spagna nel 2008 e Lorenzo finì terzo, il re di Spagna li costrinse fisicamente a stringersi la mano. Pedrosa è fiducioso dopo la vittoria in Giappone. I think nobody expected that after 6 months with problems in my knee, not possible riding and always scared crashing and surgeries in Pedrosa. I just can say thanks to the doctors. Buonissimo Pedrosa. Pedrosa parte e brucia tutti. È la sua strategia preferita, mettersi davanti e spingere. Rossi al quarto posto, dietro Lorenzo. Il caldo asfalto di Jerez ha poco grip, ma il campione del mondo è in forma. My bike today work very well. I'm so fast with the sliding tire. I know I have a great pace and it's possible arrive at the victory. Se c'è un momento e un luogo per prendersi la rivincita su Lorenzo, è questo. Rossi sorpassa il compagno al secondo giro. Nel mirino, Stoner e Pedrosa. In that situation, Dani is always very difficult to catch. So I try to stay concentrated, to push. I was able to improve my pace. Ok, mi sa che ora inseguiamo noi, Pedrosa e Stoner. Prima di arrivare in curva 1, vediamo se l'elettronica va bene così. Dai, operiamo un modulo calcistico, un bel 3-4-3. Prima di lanciare Vale nella magnifica Jerez. Attenzione però, perché per quanto magnifica, comunque noi siamo un pochettino freddi alla prima uscita di giornata. Non riponiamo troppa fiducia nei nostri mezzi iniziali, anche se qui tra l'altro ragazzi dobbiamo prendere solo Stoner, Pedrosa non ce lo dicono. Lui al solito con la sua magica frizione ha salutato tutti al via
E qua Valentino però prende subito una bella posizione su Stoner, uscendo veramente forte da quel curvone, bellissimo quel curvone lì, e andando a staccare con le ruote ufficialmente davanti a Casey. Tra l'altro abbiamo solo due giri, quindi se riuscissimo a stare davanti alla Ducati già adesso avremmo anche il bonus sfida aggiuntivo. Occhio però, perché adesso si complicano un po' le curve. Non credo che Stoner abbia bisogno di riscaldamento come noi. Lui sa già alla perfezione come imbroccarle. Noi ci proviamo con l'australiano attaccato nello zaino, che non è felicissimo di essere stato sopravanzato, ma vale, va a chiudere un buonissimo primo giro con Stoner, che forse si è già giocato le sue chance di risposta. Lo vedremo nel corso di quest'ultimo giro della sfida, dove Valentino Rossi prenderà a riferimento un ottimo Dani Pedrosa, scappato subito via. E teoricamente da non prendere. Quanti calci che mi ha dato la moto. Ma perché? Avete visto, ragazzi? Ma che vuol dire? Ma ho bucato? Continuava a sobbalzare in quel curvone. Assurdo, perché quello è un curvone da fare tutto bello, tutto fermo così. Come ha potuto la mia moto fare quello? Fatta apposta per far ripassare Stoner? Vuol dire? Ma dai, mi ha pure annullato la sfida, ma io l'avevo fatta. Però Valentino non ha nessuna intenzione. Oh, attenzione, qui arrivano appaiati all'ultima staccata. Oh, dove va Pedrosa? Oddio. Riesce, vale, ad arrivare davanti a Stoner. Per pochissimo, tra l'altro. Ma raga, in quell'appoggio, tra l'altro è la mia curva preferita quella lì, dove non vedi l'uscita. Ha cominciato a far così la moto. Paura. Peccato, perché avevamo fatto anche la sfida bonus, se non fosse stato per quello. Bello comunque, dai. Quella con Pedrosa e chiude in prima posizione. Là in fondo al discesone è spuntato Stoner, che ormai è terzo, con Valentino nel mezzo, che a questo punto va anche a cercarsi la vittoria. Il dottore prova ad andare a prescrivere un sorpasso a Dani Pedrosa, acciaccato tra l'altro, ha bisogno delle cure mediche. Vieni qui dal dottore Dani. Solamente un giro e mezzo però per provare a prescrivere questa cura a camomillo, che sembra intenzionato a resistere dopo la grande partenza, i saluti iniziali. Ora si ritrova però alle prese con un Rossi che ci crede, ma che ha solo un giro però praticamente, perché ci è andato la moto a metà giro ed è uno di due. Poi dobbiamo anche provare a staccarlo di mezzo secondo, se riusciamo, per ottenere qualcosa in più. Ovviamente ci hanno resettato l'elettronica, vabbè, troppo tardi per farci qualcosa adesso. Dobbiamo tenerla così. Non me ne sono accorto in tempo. Ah, va bene, dai, vediamo, magari la moto è contenta lo stesso. Tenta l'avvicinamento Valentino Rossi. Chance non infinite su questa pista. Vediamolo qua, rovescia il gas. Ma è lontano. Bisogna andare per la staccatona. Lo fa Vale, spigola anche bene. Recupera, ma arrivati qua sono finiti i punti d'attacco. C'è l'ultima curva, ma insomma bisogna arrivare veramente insieme
Vediamo Pedrosa se mostra qualche fianco scoperto. Dal canto suo Valentino Rossi non dovrà sbagliare niente qui, attenzione. Si mette all'esterno e poi la spara, la stacca. Che sorpasso! Che sorpasso, signore! Pensavo incrociasse, pensavo di andare lungo, mi sono fidato dei freni. Straordinario! Niente mezzo secondo, ma ok. Non ci speravo più. Grande ultimo settore lì affiancati. Che belle ste robe. Ma che belle ste robe. Mi sono meravigliato, guardate, perché a quel punto pensavo di finire lungo, capito, con quella staccatona lì e di essere rincrociato. Attenzione, secondo episodio. La nuova moto di Stoner rivela un lato oscuro. La Ducati del 2009 è molto diversa rispetto alle altre MotoGP. A differenza dei telai tradizionali, parti in fibra di carbonio sono fissate direttamente al blocco motore che tiene insieme la struttura. Il motore di fatto è parte integrante del telaio, anziché esservi ospitato. È una risposta audace e rigorosa alla domanda eterna che devono farsi gli ingegneri. Come scaricare a terra più di 250 cavalli se l'area di contatto della gomma è grande quanto una carta di credito? Stoner spinge la moto al massimo per rimanere davanti a Lorenzo, ma si ritrova a lottare per tenerla sotto controllo. Before I started to catch me, so I thought, you know, I'd dig in, I'd try a little bit harder for them those last laps. I lost the front a lot of times and was lucky enough to save him. I lost the front a lot of times. Hopefully in the future races we don't have to push quite so hard as this. Che gente, ragazzi. A noi basta mezza volta perdere l'anteriore. Guadagna terreno ad ogni giro. Puoi sentirlo dietro questo di te. Questo è several times. Tienilo lì. E al limite. Ma anche tu. Qualcuno potrebbe finire per cadere. Tu o lui. Oh no. Va bene, devo... Madonna, comunque, ragazzi. Che roba dopo aver guidato la Yamaha. E però è a 6 secondi. 8 secondi, 9 secondi. Mi sa, ragazzi, che Lorenzo è caduto subito all'inizio. Non ho capito perché, ma penso che la sfida così fosse falsata. Perché resiste agli attacchi di Lorenzo, ma... Se non attacca Lorenzo... vedete che adesso è a 2 secondi? Adesso è a 2 secondi, molto diverso. Ok, così ha più senso, anche se a meno che la nostra moto non inizia ad avere un calo chissà quando. Addirittura Stoner qui guadagna 2-2, lo controlla l'australiano con questo Ducatone. Che alla fine, dopo averci fatto un paio di metri sopra, non è manco tutto sto disastro, cioè... Non impennarti però lì, dai! Resiste agli attacchi di Lorenzo, non subire sorpassi, ma è fermo 2 secondi. Però adesso è normale la sfida, cioè non è caduto subito come prima, è a 2 secondi. In teoria dovrebbe riavvicinarsi, ma non è capace. 2-3. Stoner va via abbastanza liscio. E noi con lui sullo spettacolare rombante Desmo. Oh, 1-9, attenzione, guadagna un decimino, un paio di decimi Lorenzo. Ok, forse ora si è messo a caccia. Magari non è una cosa che sarebbe successa subito. È certo che noi però con questi lunghi non aiutiamo. 1-3.
Ok, ora la situazione assume uno spirito più ansiogeno. Probabilmente è quello che voleva dare il gioco. Quando Stoner diceva ho visto che si avvicinava, probabilmente perché glielo davano dalla tabella e lui era alle prese con il controllo della sua moto. Un secondino adesso, Org. Ora ha deciso di fare di più Lorenzo. 1 e 2, rimette Stoner nell'ultimo settore. Non bisogna commettere errori, perché sono quelli che poi si pagano. Non ne fa adesso Casey. Tiene bene però Lorenzo. Tiene molto bene a 1 e 1. 1 e 2 torna, 1 e 3. Qua forse il motore della Ducati può far qualcosa, ma occhio alla staccata. Non dobbiamo finire di nuovo lunghi, e invece un pochettino sì. Mica ci vuole il paracadute per fermare sta moto comunque. Gomme non in splendida salute, come vedete. Oh, è caduto. Vabbè. Abbiamo rischiato qualcosina in più, ma probabilmente non guadagnava abbastanza per un altro giro solo. Vabbè, anche in questo caso sfida finale è la più facile. È già successo anche negli altri capitoli. Però, d'altronde, se nella storia è andata così, non possiamo che accettarlo. Forse da un punto di vista narrativo avrei... no, però giustamente se poi Lorenzo è caduto tu dici no, ti fanno usare Lorenzo ma tu non cadi, quindi no? Quindi giusto così. Difesa di Stoner. Vabbè, qua se non ci stendiamo è finita. Pure se ci fossimo stesi, perché in effetti è caduto anche lui, 8 secondi di vantaggio. Potevano essere abbastanza. Che bello quando vengono fuori così. È finito quindi il capitolo di Jerez. Eh no, questo è ancora Jerez. Attenzione. I was to take so many risks to pass Casey when he noticed that I came. He improved. Allora ti fanno usare anche Lorenzo. So was difficult to catch him and I had to take so many risks. Ed è caduto. Tutto bene fin qui. Win year in Jerez is fantastic. It's always a great pleasure, a lot of fans. Thanks to all my team because today the bike worked very well and proud to arrive at the first victory. 11 punti su Casey. Top of the championship, but I know I have difficult rivals, very strong, very hard to beat, but we are in a good shape. Direi. Mi sa che è finito. All that problems we had, still it's unbelievable for me to be in the podium. I'm very very happy and also surprised. Thanks to my team, we all are having a difficult time, but we are pushing hard. Bravo Dani. Pedrosa si riprende ed è sempre infatti più veloce. È in pole per la prima volta quest'anno. Va bene, Le Mans, signori, sarà il prossimo capitolo. Prima la pista è bagnata, no, non ci ne frega. Lo vediamo dopo. Randy Depunier, attenzione, arriva lui. Tra l'altro, autore del giro veloce della nostra sfida di Jerez, avete notato? Ragazzi, ma quanti sono? Allora, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5. Minchia, ma è tutto il campionato? Vabbè, ragazzi, praticamente stiamo facendo un campionato. Ma di che ci lamentiamo? Però,
con diversi punti di vista. Questo mi piace tantissimo di questa modalità. Non sono le solite sfide storiche a caso, cioè erano belle le sfide storiche, però a caso, capito? Non collegate singoli episodi. Qui c'è un campionato da fare da almeno 3 o 4 punti di vista, perché per adesso abbiamo usato Pedrosa, ovviamente Vale, Lorenzo, Stoner, chissà, magari ci metteranno in sella pure a qualcun altro qualora fosse stato, no, rilevante in qualche gara. Ed è una figata, ragazzi, alla fine noi il campionato lo stiamo facendo, un campionato storico da diversi punti di vista, ma una figata non di meno, eh? Nella speranza che presto potremo vedere tutte le moto aggiornate al 2022, così poi potremo fare anche un bel campionatino canonico. Io per adesso vi saluto, vi abbraccio, fatemi sapere la vostra su Jerez. Comunque devo dire, ben riprodotte dai le cose, no? Non sono così allucinanti come le vecchie sfide storiche che prendevano una piega tutta loro. Qui quello che riesce a fare in pista poi ha riscontro, quindi va bene. Bello, sono contento, ragazzi. Veramente, voi sapete che io non sono mai troppo generoso nei confronti di questi giochi, perché i difetti che hanno li dico sempre, però bisogna essere onesti, questa Nine Season 2009 è un grande pregio. Ciao, vi aspetto su Instagram e mi raccomando, contestino di Instant Gaming per vincere il vostro gioco. Ciao!